Anche io sono particolarmente affezionata a questa struttura e a Cesenatico, nel senso che dichiarando la mia età, io mi ricordo che nell'89, quando lavoravo all'Istituto Superiore di Sanità, arrivava la Rinaldi tutte le settimane con i campioni di mucillagine da Cesenatico, con la sua borsa termica, e ci dava tutta questa schifezza, perché era proprio, noi la etichettavamo come schifezza Adriatico, prima di capire che cos'era. Quindi negli anni ho seguito Cesenatico, la stazione del centro di biologia marina, e quindi sono particolarmente affezionata e contenta di essere qui oggi. Allora, oltre a quello che... qualche problema con il computer. Diciamo che legandomi a quello che ha detto la dottoressa Bissoli, che vi ha fatto il quadro di com'è, a che punto siamo con l'applicazione a strategia marina, adesso quello che abbiamo da fare sono i programmi di monitoraggio, e la mia presentazione non sarà tanto una presentazione tecnica, perché non è qui oggi il mio ruolo, saremo nella tavola rotonda a discutere queste cose, ma è di come siamo arrivati con un percorso istituzionale partecipativo che, continuo a dire, secondo me ha pochi esempi negli ultimi anni nell'ambiente istituzionale e tecnico italiano, come siamo arrivati a definire di che cosa ha bisogno il nostro mare per essere controllato e tutelato. Il decreto legislativo... Allora, il decreto legislativo dice all'articolo 11, definisce l'articolo 11 come devono essere fatti questi programmi di monitoraggio, che quindi devono essere fatti intanto sulla base della valutazione iniziale, quindi tenendo conto di tutti quei gap conoscitivi di cui parlava la dottoressa Bissoli. E una volta capiti quali sono i gap, va elaborato il programma di monitoraggio, e avvalendosi di questo comitato tecnico, sempre citato in precedenza, che è un comitato istituzionale che raccoglie veramente tutti gli enti e le istituzioni che, dal punto di vista istituzionale, quindi non parliamo di stakeholder, ma parliamo di tutte le regioni, tutti i ministeri che hanno competenza sul mare, e basta, 37 enti che partecipano. Sulla base di quello che dirà il comitato, definiremo il programma di monitoraggio e lo manderemo all'esame della conferenza unificata e poi in gazzetta ufficiale. La cosa importante che vi voglio mettere in evidenza è quello che dice il comma 3, cioè che essenzialmente dice che i programmi di monitoraggio che dovranno essere fatti per la strategia marina devono essere complementari e sinergici con tutto quello che già viene fatto nel nostro paese. Non dobbiamo stare molto attenti, e aggiungo io, con la situazione economica del nostro paese dobbiamo stare molto attenti anche per un problema di risorse economiche, dobbiamo stare molto attenti a non sovrapporre i nostri monitoraggi con quelli che sono previsti da altre normative. Alcuni dicono sì, ma magari non vengono fatti. Va bene, però sono previsti, verranno fatti, sono comunque nelle norme. Quindi noi non possiamo sovrapporre, perché dobbiamo anzi andare a individuare tutti quei comparti e quegli ambiti che non sono controllati da nessuno, da nessun'altra direttiva, proprio perché, da nessun'altra legge più che direttiva, proprio perché su quelli sappiamo che c'è il vuoto e quelli dobbiamo andare a ricercare. Dunque, come siamo arrivati noi a definire questi programmi di monitoraggio, che appunto, come dice il comma 4 e il comma 5, devono essere definiti, elaborati entro il 15 luglio e poi mandati alla Commissione entro il 15 ottobre. Nella realtà il limite del 15 luglio è un po' shiftato, perché la Commissione europea ci ha mandato solo con grandissimo ritardo, con un anno di ritardo, il giudizio sui GES e target che noi avevamo fatto. Quindi, diciamo, abbiamo avuto una riapertura della definizione dei GES e target, e questo farà un po' scivolare in avanti i tempi e tutto quanto, però i tempi veri che dobbiamo rispettare sono quelli del 15 ottobre, e a quelli che li rispetteremo.
Allora, il Ministero dell'Ambiente, quando nel 2011 ha cominciato a attuare realmente la direttiva, ha fatto una grande convenzione con ISPRA perché ISPRA la supportasse, oltre a quello che istituzionalmente ISPRA deve fare come proprio compiti istituzionali, ma ci aggiungesse un di più proprio per affiancare il Ministero nell'attuazione della strategia marina. Tra ISPRA ha lavorato nella definizione del GS Target con la comunità scientifica nazionale e abbiamo definito i GS Target e poi ci ha presentato un'architettura dei programmi di monitoraggio che essenzialmente aveva questa innovazione di avere le attività previste dai descrittori che vi ha illustrato prima la dottoressa Bissoli, quindi io non ripeto. Di avere le attività previste per i singoli descrittori articolate in delle piattaforme operative e le piattaforme operative avevano e hanno proprio lo scopo di sinergizzare le attività e quindi fare quanto più possibile insieme attività che abbiano simili, per esempio, supporti operativi che abbiano. Che prevedano uscite in nave o che prevedano campionamenti di un certo tipo, diciamo di organizzarli in modo che siano tra loro sinergici su delle piattaforme specifiche. Le piattaforme che ci ha proposto ISPRA erano sette, queste piattaforme sono state sottoposte al comitato tecnico, il comitato tecnico ha approvato questa struttura e ha dato mandato al Ministero di creare dei gruppi di lavoro per ciascuna piattaforma che lavorassero a definire i programmi di monitoraggio per le singole piattaforme. In più il Comitato Tecnico ha dato mandato di creare un ottavo gruppo. L'ottavo gruppo è un gruppo di governance, di coordinamento di tutto quello che sarebbe uscito dal lavoro delle piattaforme e renderlo non solo coerente dal punto di vista tecnico-operativo, ma anche coerente con i programmi di misure successive, perché è chiaro che è un percorso, non sono degli step isolati. Allora il Ministero nel creare, queste erano invece delle componenti autonome del monitoraggio che erano sempre nel lavoro di ISPRA, che sono state divise fra le piattaforme, diciamo, erano degli ambiti che erano meno legati, insomma li abbiamo spiazzati, diciamo. Come abbiamo deciso di lavorare? Nell'istituzione dei gruppi di lavoro, intanto abbiamo appunto messo a punto delle indicazioni metodologiche del Ministero su come dovevano lavorare i gruppi di lavoro, cioè quali erano le priorità che dovevano seguire. Non è che volevamo insegnare a nessuno il proprio lavoro, ma avevamo bisogno di priorità, che le priorità erano quelle che andassero rispettati e tenuti in prima considerazione i GS e target che erano stati definiti, quindi che si lavorasse sulla base di quello che già era stato fatto e non su nuove cose, che si tenessero in considerazione tutte le norme internazionali e così via. Queste erano le indicazioni metodologiche che abbiamo dato. E poi abbiamo dato i criteri per creare i gruppi di lavoro. I criteri erano che ciascun gruppo di lavoro avesse un capofila con funzioni di coordinamento che fosse scelto fra quelli più rappresentativi a seconda del tema trattato, un rappresentante del Ministero, un rappresentante di ciascuno dei due bracci operativi del Ministero, che sono l'ISPRA e il Reparto Ambientale Marino del Capitanere di Porto, tre rappresentanti delle ARPA, una per ciascuna re sottoregione, un rappresentante del CNR e uno del CONISMA, che sono gli enti tecnici che più degli altri avevano contribuito alla messa a punto dei. Più di tutti avevano lavorato insieme a ISPRA sugli ambiti tecnici. Scusa, c'è Sofia. E poi, a secondo del tema della piattaforma, un rappresentante o del Ministero delle Politiche Agricole o del Servizio Sanitario Nazionale o dell'ENEA o dell'Istituto Idrografico della Marina, a seconda della tematica. Con questi criteri, volevo mettere l'accento su una cosa, cioè, siccome abbiamo avuto ovviamente. Quando uno stabilisce dei criteri, ha delle
delle persone d'accordo e delle persone in disaccordo. Sulla scelta dei CNR e del CONISMA ci sono stati alcuni disaccordi. Noi abbiamo scelto degli enti, come abbiamo scritto sotto, dei soggetti tecnici che operassero a livello nazionale, e non solo che operassero a livello nazionale, ma che fossero semplicemente i portavoce di un sistema, di una filiera sottostante in cui dovevano contribuire e hanno contribuito tutti gli enti di ricerca che su quella tematica lavoravano. Per cui, adesso poi vi illustro quali sono la composizione delle singole piattaforme, però una cosa che ci teniamo molto a ribadire è che il lavoro che è uscito fuori poi è un lavoro che veramente è un lavoro molto condiviso, molto ampio, molto capillare, e che veramente rappresenta un metodo di lavoro che a noi piacerebbe che poi fosse seguito in futuro. Veramente ciascuna delle persone che ha lavorato, tranne rarissime eccezioni, ma veramente rare, si è sentito non scelto perché rappresentava lui qualche cosa, ma ha rappresentato tutti quelli che stavano sotto di lui. Per cui, per dire, il CONISMA, il CNR, le ARPA hanno fatto moltissime riunioni poi di coordinamento fra le diverse strutture, proprio perché, ecco, voglio dire, qui la Serena Fondumani non rappresentava solo se stessa, peraltro persona assolutamente preparata, ma si è sempre premurata di andare a sentire che cosa dicevano gli altri istituti del CONISMA sugli argomenti che andavano a trattare. Quindi qui vedrete rappresentati, e li ho ricordati perché mi pare corretto, tutti quanti i rappresentanti che hanno lavorato, ma ciascuno, considerate che dietro ce n'aveva altri e altri, quindi non siamo solamente i 50-60 persone che hanno praticamente lavorato, ma secondo me almeno un centinaio di persone hanno lavorato a questa questione. Allora, la piattaforma 1, che è quella del filozofato, ha come capofila l'Emilia Romagna, la regione Emilia Romagna, e Attilio Rinaldi, che sta qui. Come vedete, sono riportati tutti i nomi delle persone. La piattaforma 2, che era quella dell'habitat del fondo marino, ha avuto come capofila l'ISPRA, rappresentato da Leonardo Tunesi, e le persone che hanno collaborato sono qui riportate. Vado abbastanza veloce, cioè mi sembra giusto dargli il riconoscimento che meritano, però insomma non mi ci soffermerei tanto se non sulla parte del capofila. In questo caso sulla pesca è stato capofila il MIPAF con la dottoressa Spedicato. Per quanto riguarda la piattaforma 4, che era i contaminanti e la matrice ambientale in tutti gli ambienti, il capofila è stato CONISMA con il professor Mazzola. I contaminanti nei prodotti destinati al consumo umano ha avuto giustamente come capofila l'Istituto Superiore di Sanità, che è quello che ha maggiore competenza, con Paolo Stacchini come rappresentante. La 6, le condizioni idrografiche, ha avuto come capofila l'ENEA, la dottoressa Picco. E la 7 era il rumore sottomarino, come capofila al CNR con l'altro Mazzola, Salvatore. Rimane fuori la piattaforma 8, che era quella appunto di governance. E in questo caso i criteri che abbiamo definito sono stati leggermente differenti. In sostanza, la maggiore differenza è che non abbiamo più avuto i rappresentanti delle ARPA, ma in questo caso, essendo un'attività di governance, abbiamo preso i rappresentanti, abbiamo definito che ci fossero dentro i rappresentanti delle regioni, quindi una per ciascuna sottoregione. E quindi, più sempre, i rappresentanti del Ministero, dell'ISPRA, in questo caso il capofila è stato il Ministero, addirittura due, perché semplicemente perché c'erano talmente tanta roba da fare che in uno non ce la facevamo. E come vedete erano i rappresentanti delle regioni, erano tutte e tre le sottoregioni rappresentate da propri rappresentanti. Ora, alla fine di un paio di mesi di lavoro molto denso, che si è svolto soprattutto per videoconferenza, con alcuni incontri, con una
un tentativo, a volte riuscito, a volte meno, di coordinamento del Ministero anche nella fase operativa, soprattutto attraverso i rappresentanti del Ministero che era in ciascun gruppo di lavoro, siamo arrivati ad avere i 7 piani di monitoraggio, uno per ciascuna piattaforma. I piani di monitoraggio sono stati tutti raccolti dalla piattaforma 8 per essere poi elaborati. Una cosa che non ti ho detto è che abbiamo fatto spesso delle riunioni tra i capofila di tutti i gruppi di lavoro, perché sono state veramente dei momenti di coordinamento molto importanti. Quello che è uscito fuori, io non ve lo ricordo qua perché vorrei che andasse tutti quanti sul sito della strategia marina per consultarla. Comunque tutti i documenti di sintesi sui programmi di monitoraggio sono caricati sul sito della strategia marina di cui faceva prima, che vi illustrava prima la dottoressa Morroni, e quindi li trovate lì. Sono dei documenti qui riassunti, ma dei documenti importanti, perché sono dei documenti che delineano per ciascuna piattaforma quello che secondo la scientifica e tecnica e istituzionale dovrebbe essere le modalità per controllare il nostro mare, senso lato. Quindi ce l'abbiamo veramente, è stato un gran lavoro. Dopodiché, sulla base di questo, il lavoro che invece deve fare, sta facendo, quasi completato di fare la piattaforma 8, è stato quello di verificare, differenziare tra le attività già in essere o comunque già previste da altre normative, che quindi diciamo che le consideriamo tra virgolette coperte, e delle attività integrative che verranno direttamente finanziate da accordi specifici stipulati dal Ministero dell'Ambiente. La normativa sulla strategia del 190 ha all'ultimo articolo un elemento molto importante che quasi nessun altro paese europeo ha, e che è una dotazione finanziaria. Cioè, quando abbiamo scritto la 190, il paese ha deciso di metterci dei soldi sopra. E quindi le attività che andremo a finanziare hanno delle risorse economiche abbastanza importanti che dovranno essere usate. E questo fa sì che noi appunto potremo andare a stipulare degli accordi specifici, e questo è il pro. Il contro è che dobbiamo stare anche molto attenti a non sprecare queste risorse, che è un rischio vero, un rischio importante, soprattutto perché raramente si vedono dei finanziamenti su questo campo, soprattutto raramente negli ultimi anni, forse da quando abbiamo finito la 979, e quindi, essendo questa l'unica occasione che abbiamo da anni e che avremo per altri anni, non possiamo sprecarla. E quindi stiamo facendo, abbiamo qui, vi ho elencato, diciamo in sommi capi le attività che sono uscite dalle singole piattaforme. Per ciascuna di queste attività quale altra normativa già le prevede, soprattutto per esempio questa della piattaforma fitozooplancton, che in gran parte, cioè non in gran parte ma in parte significativa, prevede attività costiere, è ovviamente coperta in buona parte dalla 2060, che proprio sulla fascia costiera va a lavorare. Rimangono fuori delle comparti molto importanti, per esempio tutto questo delle microplastiche, tutto il settore del marine è un settore che è risultato, cioè che è risultato, sapevamo benissimo, che è completamente privo di informazioni, di dati. E quello sarà uno dei comparti in cui più di altri dovremo andare a spingere le nostre attività di ricerca. Anche perché è un ambito molto, molto particolare, solo perché se ne sa poco, però copio una cosa che ha detto Rinaldi l'altro giorno che mi ha molto colpito, e cioè che è un ambito in cui stranamente, rispetto a tutte le altre cose, nelle aree protette
ci sta più contaminazione che nelle aree non protette, contrariamente a tutti gli altri ambiti, perché le aree remote o quelle protette sono aree che non vengono sfruttate per concessioni balneari o per altre attività che puliscono, per esempio le spiagge. Allora, le spiagge veramente sporche sono nelle aree protette, sono nelle aree remote, e questo ci fa capovolgere il punto di riferimento che noi abbiamo sempre avuto, che era quello che le aree di protette o aree marine protette erano le aree di controllo per il buono stato ambientale, era il nostro bianco per il buono stato ambientale, che ci servivano a confrontare lo stato delle altre aree che erano quelle sottoposte a pressioni. In questo caso è il contrario, e quindi dovremmo trovare degli altri sistemi, sia per andare a trovare come, per esempio, come pulire le spiagge senza fare danni, perché quello è un altro problema. Sono tutte problematiche che da adesso in poi dovremo affrontare. Il monitoraggio ci darà dei dati che ci consentiranno di mettere sulle misure per affrontare questo, perché è un po', vabbè, voi non avete la Posidonia, però nell'altro lato del paese, per esempio, è un po' come il problema della Posidonia spiaggiata, che è un problema che blocca le banchette di Posidonia, hanno dato dei problemi enormi per la fruizione delle spiagge, però contemporaneamente allevarle si facilita l'erosione costiera. Quindi siamo sempre che non sappiamo bene dov'è il punto di equilibrio tra l'uso del mare e la sua tutela. La piattaforma 2, l'habitat del fondo marino, come vedete, queste sono le attività che sono state previste dalla piattaforma, in questo caso sono in gran parte coperte dalle direttive, soprattutto quelle habitat e i regolamenti della pesca e le direttive uccelli. Anche qui vado abbastanza veloce, la pesca in buona parte coperta dalla PCB, che è stata recente poi approvata. La piattaforma 4, anche qui in buona parte è coperta dalla 2060, recepita con 152 2006, 99 e poi 2006. E la 5 è i contaminanti dei prodotti destinati al consumo umano, è coperta completamente da altre normative, almeno nel suo insieme. La 6 c'ha anche qui alcuni ambiti completamente scoperti, ma altri già in parte coperti. La 7 è quella del rumore sottomarino, una cosa su cui non si sa nulla. Allora, adesso stiamo facendo questo lavoro, stiamo vedendo quali sono le attività realmente scoperte, e abbiamo diviso un ambito costiero che, diciamo, teoricamente è definito come per la 2060, in modo da facilitarci le cose. Adesso solamente per vedere cosa c'è e cosa non c'è. L'ambito costiero definito dalla 2060 è un miglio dalla linea di base, e quindi quello su cui veramente non abbiamo niente nelle altre normative sono i rifiuti spiaggia, i rifiuti nella superficie e in colonna d'acqua, lo zooplancton, alcune comunità bentoniche dei fondali e i contaminanti nei sedimenti e quelli provenienti da acquaculture. Molto più scoperto abbiamo il largo, perché mentre le attività sul costiero sono attività che comunque, tra mille difficoltà operative ed economiche, le regioni svolgono, sul largo non ci sono, ci sono molte poche norme e quindi molte poche attività obbligate. E su questo gli ambiti individuati come necessari dalle piattaforme, dai gruppi di lavoro, e che sono completamente scoperti da altre normative, sono il fitoplancton, lo zooplancton, la morfobatimetria, la contaminazione chimica del biota e dei sedimenti, sempre anche qui delle comunità bentoniche dei fondali, e le misure di oceanografia fisica, acidificazione, contaminazione. Tra l'altro, qua abbiamo un problema grosso di contaminazione anche atmosferica, che è un altro ambito di cui non si sa niente, però è un ambito importante. E sempre poi, è stata qua la contaminazione atmosferica.
La contaminazione del pescato prelevato dalle battute di pesca con MIPAF, si ipotizza di farle, e il rumore, che è un altro ambito che abbiamo in mente. Quindi questo è il quadro al momento. Le prossime fasi nostre sono elaborare i programmi di monitoraggio quando avremo i risultati della consultazione pubblica, quindi vi prego non solo di riempire quel questionario, ma di diffondere quanto più possibile l'informazione, di andare a studiarsi i programmi di monitoraggio elaborati e di valutarli. Come dicevo prima, poi andremo alla conferenza Stato-Regioni e verrà emesso un decreto del Ministro. Dopodiché cominciamo con la parte più, per come la vedo io, più divertente, però, che è quella di definire protocolli operativi, integrative, che saranno dei protocolli complicati da scrivere perché dovranno da un lato uniformare le attività sul piano nazionale, perché come ci hanno insegnato tutte le attività di monitoraggio precedente, se non abbiamo una standardizzazione rigorosissima dei metodi di analisi, dei metodi di campionamento, dei metodi di delle criteri di scelta delle stazioni, se non siamo rigorosissimi nella parte a monte, non abbiamo risultati degni di questo nome. Abbiamo numeri e peculiarità delle singole sottoregioni e quindi dovremo trovare il punto, anche qui un punto di equilibrio, che quindi delle attività che siano standardizzate ma che possono essere modulate a seconda della sottoregione in cui incidiamo. E poi forse più